Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il nostro modello è Maria, la donna eucaristica, che nel corso della sua vita contemplò il volto e il cuore ferito di Gesù sommo ed eterno sacerdote e si unì a lui con la compassione e la partecipazione totale alla sua oblazione riparatrice. Mia amantissima madre, a te affido e consacro tutta la mia vita passata, presente e futura. Stammi vicina e custodiscimi, difendimi, proteggimi. Come te, Maria. Con gioia voglio cantare il Magnificat, ringraziando il Padre per tutte le meraviglie che ha fatto e compie in me. Maria, sei la prima oblata, fammi la grazia di saper offrire me stessa alla volontà del Padre. Maria, il tuo grembo è diventato primo tabernacolo perché hai custodito in te Gesù. Fammi la grazia di praticare tutte le virtù eucaristiche nella mia vita, studiandole nell'adorazione della Santissima Eucaristia. Maria, tu conosci bene il palpito del cuore di Gesù, perché sei la sua mamma. Insegnami a consolare il suo cuore, riparando per i nostri peccati e per le infedeltà dei suoi cari. Insegnami a condividere l'amore materno con chi incontro sulla mia strada e fa che sia sempre vera e sincera nel vivere la mia vocazione. Così che tu possa risplendere sempre nel mio cammino come segno di salvezza e di speranza. Amen. O Maria, Madre Immacolata, mi offro interamente al tuo cuore dolcissimo. Ti ringrazio perché mi hai preparata e accompagnata fino a questo giorno con il tuo materno aiuto.
consacra te la mia vita. Consegno nelle tue mani la mia volontà, le mie debolezze, la mia ricchezza, la mia povertà e tutto ciò che sono. Madre Celeste, insegnami ad amare Gesù, mio sposo, come l'hai amato tu. O Vergine Santa, imponi nella mia vita i tuoi sentimenti e aiutami a far fiorire in me la parola di Dio e ad essere fedele alla volontà del Padre. Stammi vicino durante le prove, sostienimi nella sofferenza e custodiscimi sotto il tuo manto di misericordia. Madre Dolcissima, concedimi la grazia di vivere pienamente la mia consacrazione nella Chiesa e per la santificazione dei sacerdoti. Amen. Ma vuole essere anche preghiera di richiesta, affinché esse possano fare tesoro di questo dono nella loro vita personale e sappiano sempre rendere ragione della loro speranza. Il loro desiderio è di consolare il cuore di Cristo con il loro amore e la loro preghiera. Perciò accompagniamole in questo desiderio, affinché si possa realizzare per il bene dei sacerdoti. Oblata, prega, consola, ama. Il primo momento, il momento eucaristico, ai piedi dell'altare, l'oblata ai piedi dell'altare. Durante il canto si portano all'altare il pane con un'ostia e una scritta che ci possono aiutare a pregare e a sentirci uniti all'Eucaristia. Il canto numero 165.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne l'oblata deve donarsi, abbandonarsi,
consumarsi nell'amore della divina volontà. Deve vivere come immersa nella volontà di Dio, a cui lascia il pensiero di tutto fare, tutto dirigere, tutto risolvere senza contrasto e per puro amore. Bisogna che essa confonda la sua volontà con quella di Dio, farlo regnare pienamente in sé, il che non potrà mai essere se due volontà si disputano il comando. Bisogna, insomma, che l'oblata compia l'olocausto perfetto della sua volontà, donarsi, consacrarsi, immolarsi.